Oh, bella regà! Come state? Tutto a posto? Avanzi questa volta di cibo salutare, bio. Dobbiamo trovare un escamotage perché sto in una settimana abbastanza tosta. Sto registrando per il secondo canale che trovi in descrizione, infatti ti consiglio di iscriverti. La sfida: una settimana senza dopamina. Quindi no cibo spazzatura, no musica, no social, no film, serie TV, no videogiochi, no pornografia, niente. Posso stimolare dopamina soltanto dall'esterno, quindi attività fisica oppure non lo so. Quindi comunque ti consiglio di iscriverti al secondo canale. E nel frattempo che dobbiamo fare in questo episodio? Ci sono dei brand tipo Natura Sì che danno via appunto del cibo tipo latte, biscotti, cereali, paste varie, insomma. Mamma mia raga, sto sudato come una bestia. Insomma, possiamo trovare della roba interessante, quindi per questa settimana devo stare in detox. E quindi niente, speriamo di trovare robe simpatiche. Per chi non lo sapesse, gli avanzi funzionano che con l'app Too Good To Go, che non mi sta sponsorizzando, riesco a prenotare degli avanzi, o meglio dire dei prodotti invenduti da negozio, che si possono acquistare a un terzo del valore intero del prodotto. Insomma, sarà una giornata tosta, una settimana tosta, però io non lo stiamo a fa'. Andiamo. E se questa serie ti piace, ovviamente metti like, e se non l'hai ancora fatto iscriviti al canale per non perderti altri contenuti. Il primo posto è Natura Sì, che è una box da 5 euro ritirabile da mattina fino a sera. La metto qui un attimo sperando che in questi 5 minuti non me la rubino. Tocca andare a chiedere in cassa. Olè. Ci mettiamo all'ombra a sto giro, che dite? Meglio. A sto giro abbiamo una cosa abbastanza curiosa, eh. Natura Sì, quindi appunto è un supermercato con azienda agricola e mercati super, quindi flexano abbastanza. Ok, quindi un supermercato di roba bio, genuina, non lo so, non sembra uno che frequenta Natura Sì, ecco, potete immaginare. Apriamo e vediamo per 5 euro che cosa abbiamo da Natura Sì. Questa è la preview e vediamo un po' cos'è questa roba. Allora, la prima cosa che ci appare è un petto di tacchino. Ah, piccola postilla. Una cosa curiosa: il ragazzo appena mi ha visto, cioè mi ha guardato e mi ha fatto "Too good to go?" E io... Quindi le cose sono due: o mi ha riconosciuto perché faccio questo tipo di video, oppure la seconda, più probabile decisamente, sono arrivato in cassa senza niente in mano e quindi mi ha chiesto se ero appunto quello che doveva ritirare l'ordine. L'unico della giornata pure. Comunque, petto di tacchino in sconto addirittura al 10%. Quant'è di tacchino? 80 grammi di tacchino, ragazzi, non esageriamo, mi raccomando, con la generosità, ecco. Comunque vabbè, petto di tacchino bio senza glutine, con 2% massimo di grassi, senza latte e derivati, quindi ottimo, credo, suppongo. Poi abbiamo, io spero che questa roba non vada male nella giornata di oggi in cui la porterò in giro, perché starò in giro per un po'. Abbiamo un primo sale di latte di capra. Questi miei ne vanno matti, ogni volta che vanno in fattoria prendono il primo sale. Questo sparisce appena tocca casa. Anche questo 1,20 euro. Comunque sì, questo scade oggi, che è 18. Non so come rispondere, perché appunto il ragazzo mi ha detto che alcune cose potrebbero essere in scadenza il giorno stesso o il giorno dopo spesso, ed è il modo in cui appunto danno via la roba a poco ai supermercati, piuttosto che buttarla, ecco. Poi abbiamo... cos'è questo? Non è molto invitante questa roba. Yogurt intero alla pesca e arancio. Non ho mai visto uno yogurt in barattolo, ma non è molto invitante, cioè non so se lo vedete qua. È proprio, cioè sembra... E anche questo scade oggi. Però 100% da latte fieno, specialità tradizionale garantita, terre di Ecor, la decima. Comunque un sacco di brand nuovi che non ho mai sentito, anche perché, ripeto, dai, verrà tutto consumato a cena. Ah, è già finito? E l'ultima cosa che abbiamo, dei ravioli, ricotta e spinaci, anche questi biologici, e vai, due porzioni, 3 minuti di cottura, 250 grammi, quindi 2,5 etti. Bello, ricotta, spinaci, carino, dai, tutto in sconto al 10% comunque, cioè proprio vogliono darli via in ogni modo. E finito, tutta questa roba 5 euro significa che varrebbe 15, accollabile, considerando che è roba bio, quindi la roba bio costa sempre di più, accollabile, dai. Sono curioso però nel secondo Natura Sì che cosa troveremo, perché abbiamo un altro Natura Sì tra l'altro, quindi... A voglia di quanta roba. Vabbè, oh, io porto un saccoccio, metto nello zaino e via. Ricordo che per quanto sia possibile io queste cose le cerco di portare a casa, oppure le do magari a qualcuno che ne ha bisogno passando per Roma Termini. Per il resto possiamo andare al secondo posto di oggi, che si trova proprio dentro il museo di Roma, davanti a Piazza Navona, esattamente dietro quelle finestre lì. Ora sono qui con la mia fedele bicicletta, fedele insomma non più di tanto, perché già due volte ho spaccato la ruota, quindi per Roma con i San Pietrini, le buche eccetera, non è il massimo. Questi tra l'altro sono i nomi più belli che avete suggerito per lei, insomma. Facciamo uno spareggio nei commenti, vediamo quale nome vi piace di più. E sto aspettando appunto che si fanno le 18, mancano 7 minuti. Ed
di loro iniziativa mi hanno offerto anche un bicchiere d'acqua mentre mi preparavano la box. Direi che a sto giro ci trattiamo abbastanza bene, dai. Box ritirata, gli ho chiesto che cosa c'era dentro, roba pronta da consumazione, mi hanno detto sì. Quindi ci sediamo qui, vediamo un po' cos'è e se mai consumiamo qualcosa. E ho la vista su Piazza Navona, letteralmente. Quindi molto interessante questo bistro, sono curioso di quello che fanno, come lo fanno, se non è una roba troppo turistica, perché non sembra. Non c'è nulla che possa riferirsi specificatamente all'Italia, una roba marketing per vendere, ecco. Ah, guarda che bello, dietro i musei di Roma e davanti Piazza Navona. E una certa famina ce l'ho anche, ecco. Due bicchierini di qualcosa e tre buste di carta. Tra l'altro un'accortezza molto interessante, quando gli ho chiesto se potevo sedermi mi hanno dato appunto questa forchettina di legno avvolta nel fazzolettino di carta. Quindi ok, personale abbastanza formato, eh. Ok, guacamole da inzupparci dentro le cose. L'altro allora cos'è? Hummus di ceci, credo. Piccantina un po' forte, eh? Interessante. Quindi due salsine in cui inzuppare le cose. E vediamo cosa inzupparci. Tramezzino, un panino, salmone e rucola, credo. Non mi dici che sono tipo patatine di ceci. Mamma mia. Ecco cosa ci va inzuppato, queste qua. Buone, buone, buone. Tipo crackers, ecco, fondamentalmente. Altre patatine. Praticamente con 3 euro mi sono preso un aperitivo. Probabilmente sono un po' vecchiotte, magari di stamattina, non lo so. Però patatine, un crocchiarello incredibile. Ok, allora 3 euro per due tipi di patatine con due salse anche belle capienti, in più un tramezzino, un panino. Il tramezzino sembra un prosciutto, ma quasi quasi prendo il panino. Mi hanno messo un po' a comprare questa box, quindi non so se sia fatta sul momento, ecco. Comunque sì, erano le 18 spaccate, quindi salmone ha un odorino niente male, poca rucola, ma comunque vabbè, cioè un po' di salmone. Il salmone è davvero buono, me la collo assai. Il pane non è invecchiato troppo male, quindi dai. Giusto il tramezzino è un po' sospetto, perché è proprio una fettina di prosciutto. Se fanno le patatine in questo modo, con queste cose, non è assolutamente un posto brutto per fare aperitivo con davanti Piazza Navona. Male che va, appena finisce te fai un paio di drink, un po' di patatine, sei bello pieno, bello allegro, te fai un giro al museo. E che non lo stai a fare? Diciamo che è la solita roba, però le patatine sono apprezzate in questa maniera. Ovviamente i panini sono le solite robette da aperitivo, un po' così. Però il salmone me l'aspettavo peggio. Ottimo, questa cosa sicuramente è da provare, anche magari come un'esperienza serale qua. Perché comunque sono le 6:15, qua non c'è troppa gente, te puoi sedere con qualche amico, magari fai aperitivo e c'hai il cartellone dei Travis Scott per Spam Utopia. Non mi hanno manco ciulato la bici mentre stavo lì al tavolo, quindi let's go. Il posto è segnato qui da qualche parte. Mo devo solo capire dove precisamente, perché non mi pare di leggere scritte. Bello sto palazzo comunque. Ah ok, è questo proprio. Mo dove la metto la bici però? Però ci sta qualche serranda chiusa. Non vorrei che fosse tipo in chiusura o una cosa del genere. Box ritirata. Dai, yeah. Incredibile, ha anche dei posti fuori a sedere e alcuni anche dentro, quindi tanta roba a sto posto, quasi quasi. Vengo a pranzare qua ogni tanto. Box ritirata, ho messo la bici proprio nel punto più invasivo possibile, all'entrata del punto ristorazione. Io sto morendo di caldo e di sudore perché sto pedalando sotto il sole, driccione. Allora abbiamo un... tra l'altro era aperto? Era aperto già, vabbè. Un latte di mandorla, 0% di zuccheri. Buono, questo si potrebbe bere già subito se solo ci fosse il tappo, però vabbè. Dei biscotti semi integrali, buon mattino. Dei biscotti, se non fosse che non li posso mangiare perché sto facendo la settimana detox. E poi come ultima cosa abbiamo del soba, quindi degli spaghetti tipo integrali in maniera strana, cioè sembrano praticamente dei bastoncini di legno, però sono degli spaghetti giapponesi tipo. Figo, soba giapponese biologica di 100% grano saraceno. E tutta sta roba 5 euro, tre cose 5 euro, insomma. Eccolo qua, 4,97. Diciamo che sì, poteva andare meglio, ma poteva andare anche molto molto peggio, eh. Oh regà, Natura sì, comunque per chi ha budget è una roba interessante da visitare. Specialmente se ci stanno i tavoli dove poter consumare, non so, le pizzette, cose, insomma. Oh, mi porto tutto via, spero che questo video vi sia piaciuto. In caso lascia like, mi raccomando. E iscriviti per non perderti altri contenuti. E che non lo stai a fa'.